Io pregherei adesso il Presidente del Consiglio regionale, Rosa D'Amelio, di tirare le conclusioni di questo interessante dibattito. Potrei terminare ringraziando chi ci ha lavorato perché i contributi che sono venuti, sia dal fronte tecnico che da quello politico, sono di straordinario interesse. La parte tecnica, l'Università di Salerno, con la quale ci siamo aggiudicati il bando europeo, protocollo con l'università che dimostra come in questa regione le eccellenze universitarie siano una straordinaria risorsa. L'assessore Fascione citava poco fa anche Apple e quello che si sta facendo con l'Università di Napoli, dando punti a livello mondiale. E questo è un segnale molto positivo perché significa che anche se abbiamo ritardi e non li possiamo nascondere, che siamo i quart'ultimi, però stiamo recuperando, facendo davvero passi da gigante e soprattutto abbiamo le competenze e le energie, a cominciare da quelle giovanili delle nostre università, che possono recuperare gap e fare la differenza portandoci a livelli alti, così come stiamo dimostrando su alcuni fronti, a cominciare anche dal progetto Open Data della nostra regione, che è una sperimentazione che stiamo facendo a livello europeo e a livello nazionale. Io davvero voglio ringraziare Ferretti, Donaddio, Natale, insomma, perché dobbiamo anche valorizzare il lavoro. Insomma, che tanti nostri funzionari e dirigenti, dei quali spesso non parliamo in maniera, perché quando si parla di pubblico impiego in generale scatta la logica per la quale si crede che nel pubblico impiego poi non ci siano le competenze adeguate. Invece non è vero, spesso è anche colpa della politica, e qui faccio autocritica, che non permettiamo di dispiegare fino in fondo tante competenze che invece ci sono e tante altre che vanno formate, rimodulate, perché abbiamo diversità di approcci che vengono dati alla pubblica amministrazione a seconda, insomma, delle persone che ci lavorano, diciamoci un po' le cose come stanno. Quindi noi però non dobbiamo fare in modo che, se c'è chi frena, abbassiamo il livello dei migliori, dobbiamo fare in modo che il livello dei migliori possa trainare anche chi frena. Questa è la sfida che abbiamo davanti a noi. Per quello che riguarda il lavoro del Consiglio, naturalmente sia il Presidente Piscitelli ha ben definito il percorso che stiamo portando avanti. Tra l'altro speriamo di chiudere presto in aula con la legge che, insomma, mentre si è discusso in Commissione tutti d'accordo, poi centinaia, migliaia di emendamenti, insomma, è vero che capisco che ognuno deve svolgere il proprio ruolo politico, ma poi se crediamo che alcune cose sono utili per le nostre comunità, dobbiamo mettere da parte le camicie politiche e fare in modo che le leggi si fanno nei tempi certi per i quali i cittadini, insomma, ci hanno votato e quello aspettano, tra l'altro, dalla politica e dalle istituzioni. La vicepresidente Ciaramella, il punto di riflessione l'ho fatto in maniera molto condivisibile, quindi io non riprendo gli spunti che ci ha dato perché davvero li condivido tutti. Ci è stato detto dal punto di vista tecnico anche come nazionalmente ci stiamo muovendo e ringrazio, insomma, per queste ulteriori informazioni che ci vengono date, perché noi la sinergia o Europa, come diceva l'assessore Fascione, governo nazionale, regioni, ognuno per la propria parte di competenza e stimolo e aiuto ai comuni che sono il terminale, ed è bene il lavoro che la Giunta sta facendo del rapporto vero e del contatto diretto con i cittadini, o altrimenti possiamo avere anche luoghi di eccellenza, ma restano piccole isole di eccellenza. La sfida che abbiamo davanti a noi è che diventi un progetto collettivo che raggiunga quante più persone possibile, coinvolgendo il massimo delle istituzioni. Quindi io non prendo altro tempo, devo solo dire che il convegno che abbiamo organizzato questa mattina aveva appunto due finalità, è stato già detto, il primo obiettivo era quello di esportare e valorizzare una delle buone prassi,
la modalità di un lavoro comune in un accordo delle pubbliche amministrazioni, e quindi questa finalità, questo obiettivo lo abbiamo raggiunto. La seconda finalità era quella di lavorare in concerto con la Giunta, che ha fatto, devo dire, cose davvero molto interessanti. Tra l'altro, siccome io non sono molto giovane, sto da un po' di tempo sia in Giunta e poi in Consiglio, posso dire che quando ho visto che questo esecutivo decideva di avere un assessorato specifico, start-up e innovazione, ho detto finalmente diamo un messaggio chiaro verso quale direzione vogliamo andare. E tra l'altro, insomma, l'assessore Fascione, devo dire che da questo punto di vista sta dando davvero un contributo di competenza e anche di passione, il che non guasta, perché noi possiamo andare avanti con più celerità nella direzione che ci siamo posti. Quindi io non, davvero non devo dire altro se non che ringraziare tutti voi, e che questa è una delle iniziative che ci impegniamo a portare avanti. Questo convegno appunto sull'open data, però io credo che ci dobbiamo dire tutti non mi ricordo qual è la cosa, ho capito, no, mi voleva ricordare che abbiamo avuto per qualche mese ferma la commissione, ma per problemi insomma organizzativi, nel senso che abbiamo dovuto sostituire il presidente, ma da ieri c'è anche il presidente della commissione, sì, proprio abbiamo voluto anche una commissione speciale che dura il tempo sulla sburocratizzazione, e quindi possiamo lavorare anche più celermente in questa direzione. Sicuramente per quello che mi riguarda io solleciterò molto non solo le commissioni, ma soprattutto i miei dipendenti, quelli del Consiglio regionale, perché io credo che noi dobbiamo essere una squadra che dà segnali importanti alle nostre comunità. E quindi tutti insieme con a questo tavolo abbiamo anche la segretaria generale, il capo di gabinetto, oltre ai tecnici che già ho citato, che sono i referenti di questo progetto, io credo che tutti, la rete che vedo qui è una rete che può dare segnali davvero importanti, dandoci però tempi certi e leggi fatte nei tempi che, come ho detto prima, i cittadini si aspettano, senza lungaggini e non danno poi le risposte che tutti vogliamo. E davvero questa iniziativa è molto interessante, e voglio terminare dicendo che io naturalmente continuerò confronti in altre sedi, perché in questo periodo ho anche la fortuna di rivestire un ruolo che mi permette di mettere la Regione Campania al centro, che è quello di vicepresidente di tutti i consigli regionali d'Italia. E quindi faremo in modo che davvero questo lavoro sia un lavoro comune che faremo a livello nazionale. Vi ringrazio tutti e naturalmente continueremo a lavorare in questa direzione. Grazie.